Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi 28 novembre mi è arrivato da Amazon un pacco. Allora, in pratica su Amazon, come ben sapete, c'è stato il Black Friday. Comunque, approfittandone, ho preso qualcosa. Comunque, bando alle ciance, prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Allora, ho preso il film Le colline dell'odio, un film di guerra con Robert Mitchum. Ma c'è scritto, come potete ben vedere, doppiaggio originale d'epoca, War Movie Collection. Allora, in pratica l'ho pagato 9,09 € anziché 11,71, quindi sta in offerta. Allora, leggiamo di dietro. Da un romanzo di Leon Uris. Mike Morrison, corrispondente di guerra americano, arriva ad Atene quando la città sta per cadere nelle mani dei nazisti. Mentre sta salendo su un aereo diretto a Londra, viene avvicinato da un greco che consegna una lista di 16 nomi di partigiani greci da consigliare e segnare ai servizi segreti britannici. Elenco che farebbe già gola sia ai tedeschi sia a una donna che vuole ottenere la liberazione dei suoi figli tenuti in ostaggio. Lingue: italiano Dolby Digital Mono 2.0, inglese Mono 2.0. Dura 107 minuti in bianco e nero, italiano forse, per alcune scene in lingua originale che non sono state doppiate. Contenuti extra: galleria fotografica, poster e locandine e trailers. Allora, apriamolo. Disco. Poi qua ci sta un fogliettino vabbè, pubblicità. Qua il solito catalogo dei prodotti AER. E niente, ci vediamo alla prossima.